Ciao a tutti ragazzi, riproduci di nuovo, ma io sono Falco e andiamo a fare il livello Candele, cioè il capitolo 09 di Lucius. Stai attento alle croci, ti indeboliscono. Ma davvero, Capitanoppio? In questo capitolo, come avevo già anticipato, dovremmo uccidere il giardiniere, credo. Ma prima vi consiglio di fare una cosa che vi risulterà piuttosto utile, sempre in questa, vedrete sempre in questo episodio. Ovvero andare a prendere della colla. Ricordatevi bene, la colla. Nella stanza di studio di Lucius. Che dovremo esattamente scendere le scale. Arrivare esattamente dall'altro lato della casa. Oh signoria. Bene, figliolo. No, sto male, signore. Andiamo subito a destra. Andiamo dritti, apriamo qui, apriamo anche di qui. Lucius, dove sei stato? Ti stavo aspettando. Aspettavi male, non è ancora il tuo turno. Io ho bisogno della colla. Non so tu di cosa abbia bisogno, ma io ho bisogno della colla. Dopo esservi fottuto la colla da te, brutto maestro ignobile, posso andare con una colla in mano giù per le scale e uscire fuori dove c'è il giardiniere. Non so perché sia terminata la musica di Lucius. Ah, eccolo. Potrò uscire finalmente alla porta principale per la prima. Mi stai fottendo? È chiuso a chiave. Andiamo a caso. Troverò un modo di uscire. Dove vai, Lucius? Trova il modo di uscire. Lucius, di là si esce. A questo punto dovremmo andare molto vicini al giardiniere per avere la visuale di fuoco di Vossignoria giardiniere. 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 Al stesso baffi e pizzetto mio. Solo per quello ti devo uccidere. Antonio, sei lontano, Lucius, dal tagliaerba, mi raccomando. Ti fa male il tagliaerba. Non lo attraversare, Lucius, è una cosa pericolosissima. Quasi quanto salirci sopra. Lucius. Sembra essere appena uscito da una discoteca. Che schifo. La gente così mi fa venire il vomito. Qui c'è una strana pietra. Qui c'è uno strano Antonio. Banderas. Bordellas. Diciamo che se io metto questa pietra in tutto il giardino, solo in questo punto la posso mettere. E io mi accontento. L'oggetto è stato usato correttamente. Adesso io mi metto a ballare sopra la pietra per cercare di spostarla, ma già l'ho persa di vista perché mettere una pietra in un giardino equivale a perderla. E andassi a rompere le palle sul tagliaerba di Banderas. Banderas. Antonio. E sta E sta lontano. lontano, Lucio. Ma tu sta lontano, ancora si rompe il tagliaerba. E sta lontano, Lucio. Io la pietra l'ho messa, tu dovresti romperti. Qui c'è un niente. Rompiti, rompiti. Se non ti rompi non so cosa devo fare. Perché? Rompiti. Figlio de... sta pietra. Oh, Credo modere di poter termini. sistemarlo. Figlio dep. Sistemalo, ti prego. Mettici la testa vicino. Mettici la testa vicino. Antonio Bandera. Più vicina la testa. Più vicina. Più vicina. Santo cielo! Che è successo? Non è stato sufficiente, è riuscito a liberarsi. Cosa? No, allora tu non hai proprio capito. Cioè, tu veramente vuoi passare per idiota? Cioè, mi devi far fare tutto quanto manualmente. Ti devo controllare la mente, devi non farti morire. Non sei capace di capirlo da solo.
qui, Vossignoria. Lor signori, vi consiglio di guardare come un giardiniere che continua a muoversi come se avesse il tagliaerba in mano. E continua ad avere un tagliaerba in mano. Si inginocchi e infili la testa dentro il tagliaerba. E la testa scompare letteralmente, non ho idea di dove sia andata a finire la testa. Poi ha il tempo di rialzarsi, signori, e cadere sopra. Morte più spontanee non ne ho mai viste. Questi cosi scintillanti che gli appaiono in culo, sulla testa, mozzata, sotto. Ecco i cerchi di fuoco che gli daranno fuoco subito dopo aver finito. E io che posso ancora controllare. Erano settimane che non chiudevo occhio. Quando finalmente riuscivo a conciliare il sonno, quella casa e i suoi loschi abitanti venivano a visitarmi nei miei incubi. Disperato e stordito, mi recai in chiesa, non so bene cosa mi condusse lì. Forse il male che si accaniva su quella famiglia mi tormentava. E poi successe di nuovo. A quel punto non potevo sorprendermi. Ero rassegnato ad affrontare una nuova morte ogni mese fino alla risoluzione del caso. Ma la periodicità di quei crimini portava con sé un'altra maledizione. L'assillante, quotidiana presenza dei giornali. Il senatore assorto nella sua campagna elettorale stava rischiando letteralmente di perdere il senno. Combattuto tra il senso del dovere e la sua famiglia. Suo padre, un potente impresario dal dubbio passato, era scomparso senza lasciare tracce. Si mormorava che avesse qualcosa a che vedere con tutti quei crimini. Lo schifo McGuffin, perché McGuffin vi dà un'anticipazione di quello che succederà nel capitolo. Che sta succedendo, papà? Niente. Un debito in sospeso? Meno male che era una scomparso. Una vendetta? Fammi capire bene. Non intendi fare nulla riguardo? No. Smettila con queste stronzate, Charles. Dici cose senza senso. Credi davvero che io non sappia, papà, da dove viene la nostra fortuna? Non sai un cazzo. Ma non chiedere. Ho fatto tanti sacrifici per voi. Se è vero che ci vuoi bene, perché non eri al funerale di Tom? Perché stava uscendo il diavolo. Tuo fratello era un bastardo miserabile. Un alcolizzato perdente. Poverino. Com'è possibile che tu dica cose del genere del tuo stesso figlio? Stammi bene a sentire, mi devi la vita. E anche quell'inutile carriera politica. Non osare contraddirmi. Ci sono cose che non potresti mai capire. Già da molto tempo ormai ho rinunciato alla mia carriera politica. Ma alla mia famiglia no. Non rinuncio, papà. Mi hai sentito bene? Solo a mio figlio devo uccidere. Tu stai perdendo la testa, Charles. Intanto Lucius dalla fine. Se ami così tanto la tua famiglia, allora ti conviene darti una calmata. Lascia che la polizia faccia il suo lavoro, Charles. Se c'è un colpevole, sguardo fisso con Luke, lo scopriranno. È solo questione di tempo, credimi. It's raining, man. Hallelujah. Ma no, hanno chiamato i preti. Ma Michele l'esorcista, questo. Che ci fanno i preti in casa? Figlio del demonio, odio i preti. Din don, din don, din don, din don, din don. Ha chiamato da Torino. Buonasera, signorina. Sono padre Legel della parrocchia di Winterhill. E questo è padre di Cosimo. Non vorrei proprio disturbarla, ma alle nostre orecchie è giunta la voce dei terribili avvenimenti di questi ultimi mesi. Allora, il padre di Cosimo... Potremmo parlare con i padroni di casa. Fuori dalla mia casa! Ah, nonno, ti adoro. Ma passi attraverso le porte. Fate sermoni ai vostri fedeli parrocchiani. Qui non ne vogliamo sapere nulla. Forza, lardo, largo! E non fatevi più vedere da queste parti. Forza, lardo, lardo! C'era il padre di Cosimo, e mamma si chiama Cosimo. Col David dietro, poi. Un ladro! Nonno, beccalo. Come un uccello. Come un piccione. Come un piccione, come scracchi è.
questa scena è lunghissima, questo video verrà un po' più lungo, perché sto ladro è un poco incapace, in casa non sa entrare come un rapace. Cioè, entri dalle finestre facendo tutto sto rumore, cadi dentro. E yam, che voglio giocare un poco, muoviti. Sto ladro. Bastardo. La carta da parati con i fiori è la cosa di cui avevo bisogno per completare il gioco. Se non avessi saputo che la carta da parata aveva i fiori, sarei morto probabilmente adesso. Va in cantina il ladro. No, no, non prenderti il whisky. No, 1930, ci sta la roba del 1910. Vale un casino, non tocca, non ti azzardare a toccare. 1930, buon gustaio, come Alastair. E tu chi sei? Cosa ci fai qui? No, no. Or- mi scusi, mi ha spaventato. Sono Wayne Preston dell'Herald. Volevo parlare con lei degli omicidi. La pagherò per l'esclusiva sulle informazioni. Addirittura ci parla. Sai con chi stai parlando? Certo, signor padre Wagner. Del figlio del padre. Scusi l'intromissione. Le giuro che ho suonato alla porta. Pensavo che non mi avesse sentito nessuno. Lo sa che potrei spararle con totale impunità? Cosa dici che è mio nonno per aver fatto i patti col diavolo? No, non il Jack Daniel del 1910. Stupido nonno, come ti permetti? Sprecato un vino per stendere un tizio. Io che mi sveglio con la casa in fiamme, tanto per cambiare. Batman! Ah, Lucius. Che macabre offerte mi hai fatto. Un giardiniere. Giustamente più personale al giardiniere. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. C'è già chi nutre un certo sospetto, Lucius. E mi vedono fare questo, per quello, papà. Massima cautela. È giunta l'ora di insegnarti l'abilità più potente. Voglio uscire, forse aiuto. Forse un giorno ne avrai bisogno per proteggerti. Ti piace giocare col fuoco, Lucius? Fuoco, sì, fuoco. Voglio giocare. Tuo padre dice di non giocare con i fiammiferi, ma tu sei un figlio dell'inferno. Mi ha rubato i fiammiferi, brutto sei ladro. Premi 5. Per dominare le fiamme. Onda energetica. Infatti ti ho bruciato. Onda energetica. Ma so Goku praticamente. Ora ti devo uccidere, mi sa. È morto. Ora ascoltami, Lucius. Potrai ricorrere a questa abilità solo in certe occasioni. Ogni volta che bene, pazzo. Alzate il potere al cielo e colpirò quel lampadario mentre vado a fuoco. Anzi, mi vendicherò di questo orsacchiotto bruttissimo. Quest'ultimo messaggio è davvero filosofico, padre. Muori orsetto! Muori orsetto! Ma se decidi di mettere un progetto. Ma sono un bambino che sputa fuoco, posso uccidere tutti semplicemente col fuoco. Qualcosa mi dice che non è così facile, vero, Lucius? Il tradimento, 1 aprile 1973. Chi è che ha tradito? Qua dormo e la casa non va in fiamme. Che è successo? Porta? No, la porta non è un buon segno. No, non entrare. Uomo nero. Uomo nero. Uomo nero. Scarpe nere, tizio marrone. Uomo marrone. Uomo con la cravatta marrone. Uomo tizio. Tizio nero. Tizio marrone. Allora, Lucius. Non mi toccare il pene. È giunto il momento. Allora, no. So che hai trovato la sala dei rituali. Come lo fai a sapere? Non mi sorprende. Spiegamelo. Vestiti e raggiungimi nel sotterraneo. Ma voglio venire in pigiama. Molto cauto, figliolo. Qualcuno è ancora sveglio, non farti vedere. Voglio venire in pigiama.
voglio venire in pigiama. Pigiama. Ok, questa parte è difficile se non voi non avete già preso la colla. Diciamo, io vi consiglio di tenere il quarto potere. Terrei anche il quinto per uccidere la gente, ma diciamo che è il quarto in realtà quello che serve, perché col quarto potere potete far dimenticare alla gente che voi siete stati lì. Questa cosa è chiusa a chiave anche di qua, quindi dobbiamo trovare un nuovo modo per andarcene sani e salvi, e sarà passare per la casa di mia. No, è l'unica porta, quindi per esclusione è il balcone. A questo punto, se entriamo con tutta questa luce, ci beccheranno sicuro, anche se risultano che qui mi stanno vedendo, non so chi mi possa vedere. Mi spieghi come mi hai visto dal balcone sotto? No vabbè, signori, mi ha visto dal piano di sotto, ma è una cosa assurda. Mai successo una cosa del genere. Vabbè, sì, la scena già l'avete vista, la salto. Saltala. Il tradimento. Ora esco fuori, mi assicuro che non c'è nessuno che mi guardi. E vado subito a rompere questa cosa stavolta. Rompiti, rompiti. Non so di preciso cosa sia, ma penso che alimenti la... A questo punto, sfruttando il blackout, mi infilerei qui, dove mia madre non mi beccherà mai. Dove mia madre non mi beccherà mai, stavo dicendo. Madre, tu non hai visto niente. Adesso mi rimetterei qui, tanto mia madre non mi dovrebbe vedere la seconda fottutissima volta. Visto che qui ho intravisto una chiave, se me la fa prendere... No, non me la fa prendere. Mia madre mi ha aperto la porta di cui avevo bisogno. E sta scendendo le scale in cui devo andare io. Ci sta più di un tizio che mi può beccare. È in casa. Sì, l'assassino è in casa, sono io, madre. Ma tutti per la casa di notte girano. Sono quattro persone, porca trota. Più le statue. No, Giovita, no, no, voi non mi avete visto. Ecco, a questo punto io non mi posso mai tirare, ma lanciare lo scoperto. Se questo detective non mi beccasse, mi farebbe un piacere della Madonna di Sumana. Ok, non mi ha beccato. Ora, andando piano piano, tenendo il 4 a portata di mano, io devo andare nella stanza segreta, come avete potuto vedere dal filmato. E la stanza segreta è giù da qualche parte di qua, tipo di qui. No, aspetta, questa è la lavanderia? Sì. Quindi devo andare obbligatoriamente di qua, visto che mi ha beccato. Giardiniere, pure lei gira alle 4 di notte. Andiamo, tu non hai visto niente. Stupido giardiniere. Ecco, dopo aver fatto questa parte, senza quel potere non ci saremmo riuscito. Andiamo giù in cantina e andiamo nella stanza segreta. Abbiamo già preso, come detto prima, la colla. Vedete all'inizio del video, per chi non sapesse dove prendere la colla, comunque nella stanza di studio di Lucius. E andiamo a trovare nostro... Ha rapito il genio! Sei riuscito a trovare la sala per conto tuo. Ma si è detto che già l'avevo scoperta, è normale che la conosco. In 40 anni nessuno dei miei figli è stato in grado di farlo, e non ne sanno assolutamente nulla. Questa sala è il fulcro della villa, Lucius. Il centro vitale. È qui che ebbe inizio ogni cosa, Lucius. Se solo queste mura potessero parlare. Ma non parlano. Quali magnifici rituali tra queste pareti. E quanti magnifici ospiti.
È ora di scoprire il tuo destino, ragazzo. Riconosco in te il suo sguardo. Non immagini nemmeno per quanto tempo io ti ho aspettato. I miei figli sono stati un'assoluta delusione. Ma tu sei del tutto diverso. Tu indicherai la via a tutti noi. Ah, sì. Lui mi parlò del sacrificio estremo, Lucius. Del sangue del mio sangue. Ma non avrei mai pensato di dover attendere due generazioni. Ad ogni modo, non è più importante ormai. Ok. Non ti preoccupare. L'ora è giunta e diventerai ogni giorno più forte. Ogni giorno più forte! Con questo sacrificio di sangue raggiungeremo il potere supremo! Che ascoltami, Lucius. So che le tue richieste sono infinite, ma tu devi agire con precauzione. Cerca di non attirare l'attenzione per qualche tempo. Io mi occuperò della polizia. Ora prepara l'altare, Lucius. Io cercherò l'invocazione. Giustamente, un normale bambino di 6 anni sa come preparare l'altare. Io non so quanto mi debba fidare. Tizio. La prossima volta non cerchi di rubare nella casa sbagliata. Allora, devo preparare l'altare. Preparare un altare bisogna guardarmi intorno. E trovare questa frusta. Frusta. Per legare le vittime. Ok, non è una frusta. Frustalo. L'oggetto è stato usato correttamente. Io non mi fiderei dei nudi fatti da un bambino di 6 anni. Ma poi, giustamente, chi sono io per convincere? Ora dobbiamo prendere queste 4 scodelle. Come potete vedere, ce lo dirà anche il diario, credo, una è rotta. Devo trovare della colla. Guarda caso, me ne trovo un po' dell'inventario di colla. Come mai? Ah. Combiniamola con la scodella rotta. E adesso abbiamo 3 scodelle intatte. Vediamo qual è il posto di questa scodella. E piazziamola. Vediamo qual è il posto di quest'altra scodella. Non è qui. Ed è qui. E piazziamola. Vediamo dove è il posto della scodella rotta aggiustata con la colla che vi ho fatto prendere prima di andare dal giardiniere. Sento porte che si aprono ed è qui. E quindi per esclusione l'ultima scodella va da qui. Ora mi fa selezionare anche queste candele. Probabilmente bisogna accendere con gli accendini che ho rubato all'inizio per uccidere il tizio fumatore. Proviamo. Una. Due. Lucius si mette a pecora per accendere 3 candele, fa un movimento a pecora e ne accende tutti e 3 in una botta. Veramente il figlio di Satana è un figlio geniale. Sono 3 e con questo sono 4. Diamo un'occhiata. Fabius. Credi essere mio amico solo per aver fatto quel patto, quanto si sbaglia, povero. Ma no, ma che doppio giochista di merda, Lucius. Ma vabbè, io devo diventare più forte di lui. Ho un fottuto coltello e non ho paura di usarlo, zio Fabius. Zio Fabius, io ti uccido nel nome di Satana. Oddio, ho visto luce accendersi. Devo dire la velocità furtiva di lui. Più che morire sembra che l'abbia preso in culo. Però muore e farà scorgare il suo sangue dentro la ciotola sacrificale di in alto a destra. Bene, adesso abbiamo finito questo capitolo. Dovremmo. Se tutti questi porte che si aprono nel gioco. Ma no, si è svegliato. Uccidi Lucius, uccidilo. Lucius. Oh, la mia testa! Ma dove sono? Ma che diavolo! Come hai fatto a incarrare la prima botta? Ragazzi! Levami questa roba. Mi dispiace, sono muto, non parlo. Ma Lucius, come cazzo li fai sti nodi? Cioè, si è liberato in 2 secondi. Bene. Io ho detto di non fidarmi. Non ti farò del male. Forza, tirami fuori di qui. Giustamente,
tirami fuori di qui. Al posto di trovare uno stratagemma per ucciderlo silenziosamente, facciamo vedere che controllo il fuoco. Oh cazzo! Come diavolo ci sei riuscito? Ma sono un pirlo, ho girato una croce. Stai lontano da me. Certo che sto giornalista è un genio. Lontano da me, mostro! Non girare le croci! Inforno con lui. Allora, vi ucciderai in un colpo lui. Però sarà troppo applicato a girare le croci. Quindi io vi consiglio di girare la croce. Uno. Vedete? Vi ucciderà in un colpo. Perché io aspetta, riprendo i comandi. Viene controllo. Totale controllo dei miei comandi. Girerò più croci possibile. E poi dopo passerò all'attacco. Alta croce girata. Lui continuerà a inseguirci. Tiriamo questa croce. Tiriamo il potere del fuoco. Colpiamolo. Carichiamo l'onda energetica. Colpiamolo. Ok, sto perdendo le forze, quindi visto che sto perdendo le forze, lui ha girato una croce a distanza, non ho idea di come abbia fatto. Come hai fatto a girare questa croce? Ti ho colpito. Ho visto il coltello volare in aria, ma penso che non è così facile liberarsi lui. Ci lagga un po' questa parte, che ovviamente credo sia una sorta di boss. Boss Bobis, che viene alla fine vuol dire bue. L'agonia del giovane Werther. Non aspetto quelli erano i dolori. No, vieni. Non è che ti colpisco. Backflip. Cioè, l'ho colpito col colpo più stupido ed è morto. E ha fatto sto verso da maiale. Mentre prima col super colpo ha fatto un backflip. Guardate la mia testa sproporzionata rispetto al corpo nell'ombra, che sembra tipo quella di un alieno. E adesso voglio far bruciare il mio nonno. Sono semorente. Premi Q. Lui l'ha fatto perché è diventato il figlio di Satana, io perché volevo premere Q. Vediamoci questo filmato e poi penso che per questo video è tutto, che è durato già mezz'ora più o meno. Padre? Padrus? Padriar? Padres? Padre, che ci fai sveglio a luna di notte? Che tra l'altro nella realtà è realmente luna di notte, l'ora a cui sto registrando. Padre? Che casualità, un libro per te. E questo cos'è? La Bibbia di Satana? Di Anton LaVey. Ah, LaVey. Preparate la guerra, risvegliate i valorosi. Lasciate che i guerrieri si avvicinino, che insorgano. Ma santo Dio, papà, in cosa ti sei immischiato? Mio padre comincia a essere sospettoso. Del padre, tra l'altro. Nancy, devo parlare ora. Non è vero. E quello che ti dirò ti sembrerà assurdo, ma devi credere. Non è vero. Credo che sia mio padre il responsabile di tutto, e ancora peggio. Cosa è peggio? Credo proprio che abbia coinvolto Lucius. Non mi prendere per pace. Non è colpa di Ho Lucius. Ho trovato cose che ti farebbero rabbrividire. Portiamo non Lucius date la a colpa psicologo. A Lucius. È un bambino di... un pampino di 6 anni. Quello che dobbiamo fare è lasciare questa casa, Charles. Ecco, mia madre protegge sempre i figli. Madre, ti stimo. Sei stupida, ma ti stimo. La cultura non paga. Ma come vi ho già detto, la cultura in realtà nella vita reale paga. Il Lucius magari non pagherà. Cioè, la cultura nella vita reale in Italia si paga, però... Per questo episodio è tutto, vi faccio vedere giusto Wayne. Sì, vabbè, giriamo le croci. Ta ta ta, su, parrappa. Segreto, dammi il consiglio e...
Pensa ai fuochi d'artificio, sono esplosivi ma posso fare ciletto. Non ho idea di cosa debba fare. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, candali turatissimi.